agar agar al posto della colla di pesce per addensare il composto, una purea di lamponi e un crumble di pistacchi per dargli croccantezza. Secondo me questa ricetta è molto valida, soprattutto perché grazie allo yogurt il composto, la panna, risulta più leggera, anche leggermente più acidula rispetto magari a una panna cotta che a volte può essere un po' quasi stucchevole. La purea di lamponi, la vellutata di lamponi, che dà un'ottima nota fruttata, di frutta rossa veramente speciale. Naturalmente potete usare la frutta che preferite, quindi le fragole, i lamponi, i mirtilli, o qualsiasi altro tipo di frutto voi preferiate, e questa nota croccante di crumble di pistacchi che veramente è una chicchina. In più ho utilizzato appunto l'agar agar invece che la colla di pesce e il risultato è fantastico perché la panna cotta risulta bella cremosa. Se vi piace la ricetta lasciatemi un like, mi raccomando, nei commenti fatemi sapere quale frutto scegliereste voi per accompagnare questa panna cotta, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video. E come sempre vi aspetto su Instagram, in particolare che aggiorno tutti i giorni, più volte al giorno, un disastro, su Facebook e naturalmente sul blog dove trovate tutte le ricette per iscritto. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa, con metodo molto professionale, riduco i pistacchi in granella. Dopodiché in un'ampia ciotola unisco la farina, setacciandola, allo zucchero con i pistacchi e il burro freddo a tocchetti. Impasto con le mani fino a formare delle grosse bricioline che distribuisco su una teglia ricoperta di carta forno e metto in forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti o finché le briciole saranno belle dorate. Preparo la panna versandola in un pentolino, aggiungo la buccia grattugiata di mezzo limone, l'agar agar bio, lo zucchero e mescolo bene. Porto sul fuoco e lascio bollire per circa un minuto. Fuori dal fuoco unisco anche lo yogurt greco setacciandolo perché sia bello cremoso e mescolo bene. Verso la panna nei bicchieri usando una teglia da muffin per tenerli inclinati, così che una volta rassodata la panna avrà questo bel aspetto inclinato. Metto in frigo per un paio d'ore e nel frattempo preparo la vellutata di lamponi. In un pentolino metto i lamponi freschi con 2 cucchiai di zucchero e il succo di mezzo limone. Faccio cuocere alcuni minuti finché non si trasformeranno in una bella salsa, che poi setaccio per togliere i semini. Lascio freddare completamente prima di utilizzarlo. Dopo un paio d'ore tiro fuori i bicchieri dal frigorifero e verso la vellutata dei lamponi nei bicchieri. Decoro con una goccina di panna fresca e unisco anche circa un cucchiaio di crumble. Come vedete l'effetto è molto carino, molto facile da ottenere, però naturalmente potete anche semplicemente versare la panna nel bicchiere non inclinato. La mia è solo un'idea in più.